Ormai il parere del buon Gesù Cristo è diventata una consuetudine, Ma che c'è? ma ti sei sporcato con l'acqua santa. Madonna, mi stavo a palare, Sol, ma dai! Ma come me ne sto accorgendo, madama, che cavolo! Mi ha scocciolato l'aerosol, l'acqua dell'aerosol, su, ma dai, raga, Ma ma io lascia non ci così. posso credere, ragazzi miei. Non mi sono sbattato Vomito. addosso come per la serie, c'è cioè, acqua, tranquillo. Ci credono tutti. Ciao. Ciao, A una ragazzi, certa età ben comincia a ritrovati. sbavare, Anche, giustamente. ma Ben non stavo dormendo, non stavo ritrovati. dormendo. Allora, visto che l'ultimo contenuto ho detto, chi lo sa, forse lo pubblico alle 7 di mattina. Sì. Questo credo che veramente verrà pubblicato alle 7 di Per mattina. Di cui conseguenza, buongiorno buongiorno, ragazzi. buona giornata, buona didattica a distanza, buona scuola, buono studio, buona università, buon lavoro, buon tutto quel che Tutto. farete, anche se non farete assolutamente una beata minchia. Esatto. Detto questo, vi invitiamo a lasciare mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella così non vi perdete mai i contenuti. Vi arriva proprio la notifica sul cellulare. Stessa cosa sul secondo e sul terzo canale YouTube. Secondo canale YouTube, canale de calcio. Terzo canale non de calcio. Detto questo, ragazzi miei, mi avete chiesto il suo parere su tutto quello che è successo ieri, sulla vittoria dell'Inter, sulla vittoria poi alla fine della Juventus, sulla vittoria del Napoli, sulla vittoria in extremis della Lazio e anche sulla vittoria nostra, ovviamente rapportata alla situazione di classifica e a quello che potrebbe succedere nel futuro. Noi adesso vi andiamo ad analizzare tutta la situazione di classifica, anzi la lascio analizzare a te, perché in tanti hanno detto: cari tifosi della Roma, con tutte queste vittorie, nonostante la vostra, una giornata in più che va ad aggiungersi, siete belli che spacciati, perché lì davanti hanno praticamente vinto tutti e Tutte, sembra che nessuno noi voglia compresi, cedere il passo. sembra proprio di no, Allora, ti dico ovviamente, rapidamente il mio parere, ma io sì, sono pessimista di natura e lo sai, io non ci credo più. no, Io non ci credo proprio più, ragazzi miei, perché 54 Roma settima, l'Atalanta attualmente a 61, ancora un meno 7 con 8 partite da giocare e con tante squadre sopra, perché c'è la Lazio con una partita in meno, c'è il Napoli, c'è l'Atalanta che è il primo slot del quarto posto eventualmente per prendere la Esatto, Champions League. esatto. Io non ci credo più, devo Guarda, essere onesto. sinceramente non ci credo più nemmeno io, ti dico la verità, perché comunque gli scontri diretti, soprattutto che sono rimasti alla Roma, se non sbaglio, andando a memoria, mi sembrano pochi. Se non sbaglio, abbiamo il derby con la Lazio più avanti, quasi alla fine, e prima lo scontro con l'Atalanta, andando a Con memoria. l'Atalanta assolutamente È una sì. cosa che Io voglio andare a verificare ti prendo adesso, il grazie all'ausilio calendario della e grafica. non Sì, De grazie. Pierino, eh. Non... Esatto. Allora, Torino-Roma, Roma-Atalanta, Roma-Atalanta, eccola qua. Cagliari-Roma, Cagliari-Roma, Sampdoria-Roma, Sampdoria-Roma, Roma-Crotone, Roma-Crotone, Inter-Roma, Ah, c'è pure Inter-Roma. Roma-Lazio, Ok, che dire. Inter-Roma-Roma-Lazio e Spezia-Roma. Avevo dimenticato E l'Inter. poi Allora, parliamo in lì. generale anche degli altri, eh. Allora, io continuo a considerare scontri diretti per la Roma, l'Atalanta, ovviamente la 32esima giornata, quindi non alla successiva che viene, a quella dopo, e Roma-Lazio, ancora considero scontro diretto, non L'Inter potrebbe considero, aver già vinto lo scudetto, bravissimo, forse. non lo Forse. considero, forse potrebbe già aver vinto lo scudetto, quindi non lo considero scontro diretto perché potrebbero arrivare a quella sfida con delle motivazioni forse in meno, quindi potrebbe essere una partita, non dico più facile per la Roma perché affronti pur sempre Il l'Inter. Roma Juve di tutti gli Nella, ultimi anni. nell'anno scorso che hai vinto 3-1 quando il campionato era già concluso, bravissimo, hai centrato l'esempio giusto. Il problema però è che tu del scontro diretto quest'anno non ne hai vinto uno e mi sembra un ostacolo abbastanza difficile da sormontare proprio sul finire del campionato, anche Anche perché perché te stanno avanti te stanno avanti sia Atalanta tutte. che Lazio e tu comunque le altre le devi vincere tutte. Quindi per poter sperare in una situazione dove ti rimetti in gioco, e parliamo di Champions League ragazzi, ovviamente, la Champions la vedo ormai obiettivamente fuori portata, perché l'Atalanta pure che è al quarto posto attualmente, ha 4 vittorie consecutive, 61 punti, mentre tu ce n'hai 54, sono ben 7 i punti di ritardo e le giornate cominciano a scarseggiare, La Lazio quindi... potenzialmente se vince col Torino sta a 58, quindi Esatto. tu sei quella che sta più distaccata Sì, la e Roma il sì. Verona fa da spartiacque perché sta a No, vabbè, meno 13, quindi tu sì. ormai praticamente
No, la Roma. O arrivi settimo o puoi fare qualcosa per migliorare la posizione. La ma Roma per migliorare. Sei indietro rispetto a tutte. Esatto, la Roma cioè, per tu devi vincere sempre e sperare nei passi falsi di almeno altre tre squadre perché sei settimo e speri di arrivare quarto. Esatto, che poi se anche tu dovessi vincere gli scontri diretti, devi, come ho già detto, vincere tutte le altre, ma comunque le altre non devono restare a guardare, anzi devono proprio addormentarsi e cedere un pochino il passo per permetterti poi di poter recuperare qualche punto. Non so quanto sia possibile una situazione del genere, anche perché di queste squadre la Roma ad oggi ha ancora l'impegno europeo, quindi tutto ancora da valutare, tutto da verificare. Che da una parte è una fortuna, dall'altra che da una parte se vuoi provare a recuperare. Certo, se ti rimane, e io anche quello ho considerato ovviamente. Se ti rimane poi quell'impegno, se, non voglio di niente, però. No, non vabbè, diciamo nulla. Ho detto semplicemente: ad sì, oggi la Roma ha ancora l'impegno europeo, quindi è ancora tutto un altro discorso. Siamo pessimisti, ciò non toglie che nella vita sì, i miei piavate per matto li conosciamo tutti. Sì, ma sinceramente, a sto giro non è una partita secca del ritorno che devi recuperare all'andata. No, devi ricchiappare quattro squadre, almeno tre squadre sopra di te. Allora, la Roma potenzialmente ha 24 punti a disposizione, perché sono rimaste 8 giornate, dalla 31 alla 38, vincerle tutte significherebbe portare a casa 24 punti, andresti a totalizzare alla fine del campionato 78. Mi sembra... E l'Inter sta a 74. E l'Inter già adesso sta a 74. Sì. Mi sembra... difficile, sì, se non impossibile. È veramente, veramente difficile, anche perché al Milan, che è secondo e ha 63 punti, basterebbe vincere 5 partite per comunque fare 78 punti. Quindi, già che vuoi puntare a recuperare il Milan, devi sperare che almeno 4 partite le perda. Cioè, mi sembra una cosa proprio fuori dal normale. E puoi fare quasi lo stesso identico discorso pure per l'Atalanta, per il Napoli, che stanno più o meno lì, 61-59. Quindi, ragazzi, la Roma al momento, vuoi o non vuoi, sia un pochino tirata fuori. Un pochino. Ma anche perché lo dice, dico solo l'ultima cosa, poi possiamo concludere. La Roma ha vinto col Bologna dopo oltre un mese. Quindi credo basti questo a dire che ad oggi la Roma è quella in che casa, si è defilata. Esatto. Quella che si è defilata un pochino più di tutte. Allora, Stinter che ha vinto col Cagliari 1-0 di misura e si è portato a casa la sua vittoria e probabilmente ha ipotecato lo scudetto. Ulteriore passo verso lo scudetto. La Juve che fa il suo, il Napoli che fa il suo, la Lazio che fa il suo anche all'ultimo. Anche se all'ultimo, ragazzi, e l'Atalanta con la Fiorentina. Vuoi esprimere due paroline in merito? Te l'aspettavi tutte ste situazioni? Sinceramente sì, non avevo dubbi sull'Inter. Non ci dimentichiamo il Milan che ha vinto col Parma sabato. La Juventus sì, contro il Genoa mi aspettavo la vittoria, anche il Napoli con la Samp, l'Atalanta mi aspettavo proprio una partita come è successa a 2-3, quindi ricca di gol, che alla fine però si portava a casa l'Atalanta, e anche la Lazio ha fatto lo stesso identico discorso, anzi pensavo che potesse finire in pareggio, ma ero comunque favorevole ad una vittoria della Lazio, cioè comunque la vedevo favorita nello scontro col Verona. Anche favorevole, se... ma non speravi, esatto, ovviamente, da tifoso. No, non è che speravo una vittoria della Lazio comunque, però immaginavo che per la Lazio potesse essere una partita difficilissima. Te la rigiro la domanda: speravi di guadagnare qualche punticino su qualche diretta concorrente? In questa giornata, io ci speravo. Sì, che ci speravo. Io speravo. Ma non era questa la Dico, giornata. Dico, non si sa mai la Sampdoria, la Ranieri di solito imbriglia le partite, no, magari per riesce me... a fermarli. Ho pensato la stessa cosa col Verona che se la giocava in casa, certo. Su Fiorentina-Atalanta ti dico la verità, alla fine, sono partite a sé, l'Atalanta solitamente, però ci speravo, alla fine regà. Io no, sinceramente, allora ci speravo perché ovviamente ogni partita uno ci spera, però non era questa la giornata dove sperare in qualche passo falso lì davanti. Le partite cominciano a diminuire e questo è quanto. Fateci sapere la vostra qua sotto nei commenti, vi auguriamo una buona... mai è fatto. Hai riassunto perfettamente con le parole giuste il danno ormai bello che fatto. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social di Instagram, tutti in descrizione, contenuti consigliati, vi auguriamo una buona giornata. Più ciao, tardi ragazzi. Live reaction di Roma Bologna e poi crossover dei Champions e poi le nonne e le zie. Ciao ragazzi, ciao regà.